Buongiorno. Buongiorno. Dai ragazzi, andiamo in partenza, grazie. E motore? Girete, motorate. Camilla, la mia nuova assistente. Quella è la tua scrivania se vuoi mettere le tue cose. Lei è Monica, assistente di Vittorio Baronciani, e Pierpaolo, assistente di Gabriele Di Lillo. Ciao. La CMA è una ricerca di equilibrio tra mente e cuore. Diventa come una grande famiglia con zii e nipoti che litigano fra loro. Intanto lo sai tu che te ne vai, ma sono io che ti licenzio! Che cazzo dico? CMA ha un disturbo di personalità multipla. Chi è lo stronzo che ha parlato un po'? La devo richiamare. Aspetti ragazzi, dai! Sei la faccenda incazzare il regista. Vai via, vai via! Da un momento all'altro inneschi una miccia per cui esplode uno spettacolo pirotecnico sempre diverso. Chi lavora per la concorrenza di voi? Sei stato tu? Sì. Ma uno zoo. Nessuno? Zoo perché sono veramente animali, nel senso che hanno degli istinti molto primordiali e muovono tutto quanto. Sei serio? Ci rubiamo i clienti tra di noi? Ma che cosa ci rubiamo? Gwenda Nera se la stava portando via, è arrivata molto prima di noi. Per dare una roba che non c'entra niente. Vediamo se è simile. Luna Park. Ah. La De Filippi ha preso anche questa. Avrà fatto le sue valutazioni. Giuda! A Luna Park c'è la ruota panoramica, ma c'è pure la stanza degli orrori, no? Prenditi i TikToker. Ma stai scherzando? No. I TikToker sono un introito enorme. Prendiamoli. I TikToker li prendiamo noi. Non giudicate. Sono quei luoghi lì in cui ti diverti tanto, però senti anche che in fondo è un luogo pericoloso. Sì, infatti io avrei detto la Fossa dei Leoni. Ah, vedi? È un misto tra un Luna Park e la Fossa dei Leoni, quindi un ring. Loro sono colleghi, ma sono anche in qualche modo rivali, visto che comunque guadagnano una percentuale in base ai loro assistiti. C'è sicuramente uno spirito di gruppo, ma c'è anche poi una volontà e vanità personale, volontà di primeggiare. È una gabbia di matti, non è che sembra? È una gabbia di matti proprio. Poi voglio la Marcuzzi. Sì, ok. E poi Fede. Elvi, ti stai allargando, eh? Mi sto solo difendendo. E la cosa magnifica che mi ha attirato in questa serie è che ci sono questi ospiti che il fatto che siano veri, che siano loro, è fantastico. Io sono professionale, allora se faccio una serie che si chiama Tuschia, io pretendo di avere dei consulenti. Non mi chiamate poi Secchione o più precisetti, perché così si lavora. Stiamo parlando di storia, la grande storia, dell'Etruria, la grande storia italiana. Vogliamo raccontarle come si deve? Ho studiato il proto-etrusco, sì. Ho studiato naturalmente l'etrusco, però il proto-etrusco è molto più interessante. È un suono davvero incantevole. Skrmktm, queste anche sriaptm. Tamagosh, che si pronuncia senza vocale, proprio tamagosh, che vuol dire pezzo di merda. Vabbè, questa poi la taglio. Ma rifamo tutto? Mali mortacci vostri, ragazzi. Paola, simpaticissima, ha una creatività. Ma veniamo alla porpora. È secchiona, ma nel senso è una professionista incredibile, attenta. Lo sai che non faccio una cazzata, ma nemmeno se mi drogano. Mai uno scivolone, mai una parola scortese in pubblico, mai andata in tendenza sui social, mai. Si è trovata molto molto con Maurizio, ho creato un bellissimo connubio che era anche dovuto alla storia, insomma. Perché sono una persona professionale e corretta, perché sono una persona seria! Spiace per trattare così le persone, non è carino. Veramente complimenti alle star che sono venute qua, perché il tipo di scrittura, il tipo di lavoro li ha costretti, tra virgolette costretti in senso bello, a non venire a fare dei camei, a fare un'ospitata dentro, ma hanno delle cose da recitare fortissime. E imitare se stessi è molto seducente, ma non è così facile, scontato. Aquí no hay Pedro Francisco, ¿eh? Aquí hay Ernesto Guevara, comandante, puede decir. Aquí se queda. Esta es una tienda por ahora, pero mi casa es en el viaje. ¿A dónde el viaje me llama? Esa es mi casa. No ha difetti, Francesco Fabio, non c'è che difetti c'ha. De mi querida presencia, comandante, llegará. Micchio!
pazzesco. È un attore pazzesco, è una scuola. È una scuola infinita lavorare con lui. Muchas gracias, Roger. Devo osservarlo in ogni momento del set, come ci sta dentro proprio. Ho provato a chiamarti. Non tengo mai il telefono. Non è sicuro. Interceptato. Ma da chi? Produzione audiovisiva capitalista. Ah, sì, questa agenzia. Sì, 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 è l'impresaria. Par veces tienes un problema con nosotros, perché nosotros no estamos un poco locos. Mio, yo, Dios mío, quantas veces tengo que decirte que no se puede usar el espruzzino della multinacional. Lo pulisco io, cerco espruzzino. Este espruzzino es veleno, lo comprendes o no? Anna Ferzetti mi aveva raccontato delle cose per cui nel lockdown con le figlie e con la dad. Dopo a momento ogni tanto si collegava su Zoom con i professori parlando come Craxi, ma poi chi passava. E quindi queste cose sono entrate. Non gli era mai successo così però. Ma no, così no. Tutti mi dicevano ma no, ma sei matta, perché poi c'era questa vulgata che gli attori italiani non si sarebbero mai messi in discussione, vedrai che da noi non accetterà nessuno. E io pensavo, ma io glieli propongo, poi ma al massimo rifiuteranno, e hanno accettato tutti. Sì, 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 ma a parte tu nella prossima stagione, sei già in tournée. Ma poi sì, stai prendendo troppi impegni, Stefano, troppi impegni, io mi inizio a preoccupare. Però ti devo richiamare fra mezz'ora, perché adesso vado su un set di una serie, un'altra serie tratta da un'altra idea di Franco. Sì, sì. C'era tutto un monologo sul sogno, sull'ambizione, adesso lo sai cos'è l'unica cosa che gli dico? Ripensaci, Luisa. Gli agenti devono sopportare delle cose incredibili. Dobbiamo pensare alla priorità della serata, cioè non possiamo andare da Giorgio. Lea, qui non si tratta più di me. Manager, psicologi, badanti, devono ricoprire tantissimi ruoli e sembrano non avere orario. Insomma, mi hanno intenerito, mi è piaciuto stare vicino a loro. Io sono solo un piccolo ingranaggio in un gioco molto più grande, che si chiama cinema. Pervicacia, professionalità, precisione. Diciamo che è poi un ritmo, no? Che ti prende, è un po' come surfare, devi restare sopra, perché se vai giù, lì è un problema. Io sto benissimo, guarda, c'è un po' caldo, fa un po' caldo, e credo che sia anche un po' il cortisolo, l'ormone dello stress. FOMO? Sì, sì, me ne ha parlato il mio analista. Fear of missing out, giusto? La paura di essere tagliati fuori. E so che c'è, so che forse è anche un po'... Oh, però la controllo. Perché non me l'hai fatto leggere? È la storia di un ragazzino di 11 anni, questo. Ma adesso lo sai che con il morphing fanno delle cose pazzesche, no? Ma poi pensa che scavo psicologico ed emotivo posso fare sulla mia infanzia. Certo. Adesso sono preso da un po' di cose, però sono tranquillo, smetto quando voglio. Cazzo! Cazzo! Cazzo no! Avevo il provino per il quarto episodio. Scusatemi, potete lasciarmi un attimo solo? Ho capito! Ma scusa, ma potevi aspettare un attimo, no? Zumbolo, dimmi sotto, e più, e meno, dammi la guardia. Corrado Guzzanti è un personaggio che è in crisi. Io gli dico, ma fallo questo lavoro, ti pagano bene, sono americani, un sacco di soldi, non c'hai mai una lira. Elvira, tu sei una bravissima persona, però quando chiami hai la tendenza a farmi delle proposte di lavoro. Vabbè, quello è il mestiere mio. Sì, che poi tanto io lo so che dico di no. Ha sempre paura di immergersi in cose che poi magari non gli piacciono, che non gli vengono, che non... Pechino Express. Che c'entro io con Pechino Express? Ah, niente, che c'entri tu, però lo sai che adesso chiedono tutto a tutti, no? Mossa pietà, ascolta queste proposte che gli vengono fatte. In realtà c'è una cosa che apparentemente sembra bella, che gli interessa, che è il rifacimento italiano di una serie che lui ha amato. E chi la scrive? Beh, la scrive questa scrittrice, sceneggiatrice, regista, attrice. Ah, ma è un talento. Eh beh, sì, sì. Lo ribaltiamo, sto mondo dello spettacolo. Luana Pericoli. Luana Pericoli, che nomen è pericolosa. Vado da Elvira, che mi aspetta. Un'attrice che Elvira si tiene perché non ha il coraggio di mandarla via. Luana Pericoli è un'attrice che è bravissima a vendersi e si dà spesso un tono, millanta amicizie con attori famosi, ha una gran considerazione del suo percorso artistico. Parliamone a pranzo, vai, parliamone a pranzo.
Parliamone a pranzo. A pranzo, un giorno qui. Adesso parliamone a pranzo. Guarda che ti cambio la vita. In realtà non lavora molto ed è un po' l'incubo della povera Elvira. Elvi, ti dico solo due parole. Alchimia. Cioè proprio uno che ti sembra di conoscerlo da sempre. Quello che abbiamo capito dall'esperienza di incrocio tra Emanuela Fanelli e Corrado Guzzanti è la certezza che potremmo fare due episodi. Lasciali in coma, cioè. Azione. Entrami dentro sto personaggio, ora riportamelo come un pedalino. Scene che dovevano durare un minuto e mezzo, sono durate 5, 6, 7. Sono in coma, figlia mia, cioè. Si continuavano a stimolare l'un l'altro. Allora, qua non ci stiamo così. Ah! Poi arriva il premio Oscar. La saluto. E gli agenti che vanno così di corsa non hanno neanche il tempo di percepire, non hanno il tempo di chiedersi le cose. Cosa fai un caffè? Vai, vai, vabbè. Noi abbiamo un set di 50 persone, 60, no? Che normalmente lavorano, si agitano, parlano, arrivano, fanno. E invece quel pomeriggio lì, alle 2:30 del pomeriggio, c'era una specie di silenzio ecclesiastico. Io avrei intenzione di fare la terza serie del Papa. Oh, signore, grazie. Oh, scusi, è che ci speravo. Tanto. Paolo fa questo effetto. Come? Appena assisto alla nascita di un capolavoro. Sono molto fan di Sorrentino, ma il giorno in cui c'era Sorrentino io non c'ero. Già, e manco io, lo vedi? Questo è un papato che ha venduto Castel Gandolfo e ha scelto come residenza estiva Bordighera, scrivi. Io mi sono divertito molto. L'avevo anche già fatto qualche altra volta in passato. Per la prima volta mi sono trovato anche decente, decoroso. Le altre volte mi sembrava un obbrobrio. Tu lo sai, la verità al cinema funziona solo con quei registi un po' rachitici, avari. Io sono generoso. Ci tengo a dire, non si dica mai che Paolo Sorrentino non è un bravo attore. Ho detto tutto, eh? È incredibile, sa fare anche quello. Tutto bene? Sì, sì, bene, grazie. Sì. Io bene, bene, dai, è andata bene nella vita mia. Ma che cazzo fa quell'idiota? Ma che stop! Ma che cazzo? Sei scemo? Come sto? Sto così, mi hanno appena tirato un bicchiere d'acqua in faccia sul set, mai successo nella mia vita, e sono in mezzo a una shitstorm mediatica assurda, è scoppiata una bomba. Ma che cazzo hai fatto? Io con questa persona non ci lavoro, te lo dico, mi dispiace, ho dei parenti che sono morti. Ma dove? Ma sono morti? Nei campi, questa cerina. Campi di cosa? Campi di che? Vai, apri online, scrivi così da piano, vai a vedere le porcate che pubblica. Bisogna mettere in mezzo il karma, la famiglia, tu c'hai una violenza. Cioè, mi sta passando il concetto che io mi prendo gioco delle vittime dell'olocausto. Una cazzo di battuta. Infatti, ma questo la mia maestra di yoga me l'ha detto, che io dovrei uscire dai social, capito? Ma non lo faccio. Tu lo sai? No. Che io lo faccio sempre. Uso i titoli dei film come hashtag, cioè, delle foto, no? Cioè faccio una foto dei cassonetti e ci scrivo mucchio selvaggio. Faccio un selfie la mattina struccata e ci scrivo sotto alien. Cosa cazzo? Non si capisce questo concetto. In un'agenzia però come questa, la slavina che colpisce un talent può allargarsi a macchia d'olio sugli altri, quindi di colpo diventa il problema della giornata da risolvere. Ci chiamano negazionisti, ma per fortuna c'è qualcuno come lei che non ha paura di far sentire la sua voce. Matilda è una donna coraggiosa, intelligente, spavalda, mi ha detto facciamolo subito. Sa cosa penso che sia? La paladina della verità. Ma che cazzo dice, signora? E infatti ci ha messo molto carico nella puntata. Ma lei non si vergogna a fare queste cose in mezzo alla strada? Questi saluti di merda in mezzo alla strada? Tutti questo saluto, guardi, non me lo faccia mai più, brutto. Cafona maleducata, parlare così a un anziano! Io ma poi giustamente a me non me ne so di quello che dicono sti di sul so, ma guarda, perdona, io devo andare in camerino perché mi gira forte il guarda. Non ne parliamo più. Secondo me dovete guardare Call My Agent perché fa ridere. E di sti tempi non mi pare poco. Io non aggiungerei altro. Direi che... Perché vorrei dire che fa pure pensare, ma no.